Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Un video improvvisato dopo quello di ieri, che ovviamente ha seguito l'argomento principe del canale, ovvero i segnali e le tendenze di lungo termine. È un video questa volta che esula, ogni tanto stiamo prendendo questa piega, è un video che esula dall'argomento principe, ma che oggi andava fatto perché alla fine ci siamo riusciti, abbiamo non solo toccato i 1300 iscritti, ma abbiamo superato i 1310 iscritti. Siamo oltre i 1310 iscritti, un traguardo enorme, entusiasmante, un canale nato qualche mese fa grazie alla vostra spinta e a tutti gli altri che mi seguono nei vari social e che mi hanno seguito per anni negli altri social network, per chi mi segue sulle testate giornalisti, anche gli stessi giornalisti che mi hanno istigato sistematicamente nel far nascere anche un canale sulla piattaforma YouTube. L'ho fatto, ho deciso di iniziare questo percorso con voi trattando un solo argomento, che è quello dei segnali e delle tendenze di lungo termine. Facendo così, ovviamente i video, i contenuti sono molto pochi, uno o due a settimana, ma nonostante ciò voi siete una macchina da guerra perfetta, praticamente in pochi mesi più di 1310 iscritti. Grazie, grazie di cuore. Se questo è stato possibile, se anche questo traguardo è stato possibile, è solamente grazie a voi. Allora, continuiamo a farlo crescere il canale, perché, come abbiamo detto un po' di contenuti fa, l'obiettivo adesso deve essere quello dei 2000 iscritti a novembre, quando poi inizierà il semestre freddo, quando poi ci proietteremo sull'inverno, sul periodo natalizio, sul gennaio, sul febbraio italiano, ecco, sul periodo che a più, diciamo, piace. Ecco, dobbiamo proiettarci su quel periodo, sul semestre freddo, nel trimestre invernale con 2000 iscritte. Io penso che ce la possiamo fare. Allora, iniziamo a tessere quest'altra tela. Iscrivetevi al canale, attivate ovviamente la campanella delle notifiche e lasciate un like e un commento alla fine di questo video. Allora, come possiamo festeggiarlo questo traguardo? Ma rispondendo a un po' di domande, di domande che mi avete fatto ieri dopo il contenuto di ieri, che è stato ha registrato numerose visualizzazioni, se calcoliamo anche il periodo dove proprio normalmente si registra una diminuzione dell'attenzione del pubblico verso la meteorologia, verso le previsioni del tempo, nonostante sia estate, ma questo l'avete capito, perché poi i più attendono appunto il semestre freddo e ancora di più poi il trimestre invernale. Però ieri il video ha superato abbondantemente le 1000 visualizzazioni, se non vado errato, intorno a 1300 visualizzazioni, e avete commentato in tanti. Commentando, ovviamente, avete fatto anche qualche domanda. E allora, perché andarvi a scrivere giù la risposta? Vediamo un po' tutto quello che avete scritto e facciamoci proprio questa chiacchiera tra amici, ecco, all'interno della baita di Villa Berni, qua a San Demetrio Nevestini. Facciamoci proprio questa chiacchiera. Iniziamo da sopra o da sotto? Iniziamo dall'alto e poi scendiamo. Dai, allora, Federico, vorrei fare una domanda più tecnica. Ci sono svariati studi che dicono che l'Africa si stia scaldando in modo intenso, il che farebbe modo che il famigerato anticiclone africano sia più aggressivo di un tempo e che i suoi effetti si espandano sia in latitudine, è arrivato fino in Finlandia, dice Federico, sia in altitudine, quindi con uno zero termico molto, molto elevato, fino a 5100 metri. In Algeria si sono raggiunte temperature fino a 50 gradi, c'è il rischio che si possano raggiungere temperature simili al sud Italia e oltre i 40-42 gradi altrove fino all'Europa centrale? Vedendo i modelli, pare che verso il 12-14, va bene, i modelli così del determinismo a lungo termine, Federico, lasciamo. No, rispondo a Federico, ma in realtà è un argomento che interessa a tutti.
sull'espansione dell'anticiclone africano, in molti lo chiamano nordafricano, in molti subtropicale, insomma, l'anticiclone che viene dall'Africa per le classiche risposte dinamiche delle saccature che vanno verso la penisola iberica e poi le risalite dell'anticiclone africano. Ma guarda, Federico, per quanto riguarda l'aspetto barico, negli ultimi anni, per una questione proprio di conformazione, proprio di scacchiere barico circolatorio, stiamo avendo più scambi meridiani che non scambi sui paralleli. Quindi, più ci sono questi scambi meridiani, più questi scambi meridiani oltretutto viaggiano verso le basse latitudini, e la risposta dinamica, ovviamente, sia della saccatura che scende, quella più stabile e perturbata, sia la risalita sul bordo, sul lato, diciamo, orientale delle saccature dell'anticiclone nordafricano. Ovviamente, più la saccatura è imponente e va verso sud, più l'anticiclone africano può raggiungere ovviamente le latitudini più elevate. Ma io penso che questo sia più, diciamo, una, tra virgolette, chiamiamola così, coincidenza barico-circolatoria. È un periodo dove prevalgono gli scambi meridiani ed ecco perché l'anticiclone africano tende ad andare, diciamo, più in alto. Ma non lo collegherei, ecco, strettamente al ciclo climatico in atto. Mentre, la cosa vera, assolutamente, ciclo climatico in atto, riscaldamento globale, vuol dire che le temperature che si raggiungono sono molto più elevate rispetto a tanti anni fa. E quindi ecco che l'anticiclone africano porta con sé temperature molto più elevate sia al suolo che a 850 ectopascal, ovvero a 1500 metri nella libera atmosfera, ma anche ovviamente salendo ancora più proprio anche verso la troposfera. Insomma, è tutto. Tutte le temperature su tutti i piani isobari sono molto più elevate rispetto a 30, 40, 50 anni fa. Quindi oggi come oggi, con il picco del riscaldamento globale, o meglio, stiamo vivendo una fase di questo riscaldamento globale molto importante, quindi assolutamente non sono esclusi che al sud Italia si possano, con l'anticiclone nordafricano, toccare e superare anche i 40-42 gradi, come non è escluso che anche parte dell'Europa centrale possa raggiungere, toccare e superare anche i 40 gradi. Non sono assolutamente da escludere queste ipotesi. Ovviamente il sud maggiormente è più facile raggiungere e superare i 40 gradi in maniera, diciamo, un pochino minoritaria come percentuale di possibilità sull'Europa centrale, ma anche l'Europa centrale potrebbe vedere delle temperature estreme sotto questo aspetto. Quindi questo assolutamente è veritiera, insomma, con la tua osservazione e la tua domanda è veramente molto 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 attinente al periodo che stiamo vivendo. Katia, grazie Stefano, è così bello quello strappo, quella ricucitura, tutto lì, tutto lì. Si deciderà lì se un giorno quest'estate potrà tornare ad essere un'estate eventualmente più tranquilla. Per ora non c'è questa possibilità, però calcoliamo sempre Katia Loisio, che ovviamente più matura la stagione, più andiamo verso il cuore della stagione, e più è difficoltoso alle saccature stabili e perturbate raggiungere le medio-basse latitudini. Quindi, anche in un contesto di dinamismo che continuerà ancora, comunque le alte pressioni hanno, diciamo, qualche cartuccia in più da giocarci e da giocarsi, ecco. Però ancora non quello strappo lì rimane ancora aperto e quindi non ci sono segnali di ricucitura. Quindi per chi ama questo tipo di estate può stare tranquillo che continuerà ancora a lungo, almeno per tutta la prima decade di luglio. Max, mi ci aggiungo pure io alla lista dei nemici della ricucitura. Ecco qui insieme a Katia, aggiungo la facciaccia del riscaldamento globale, la siccità di tutto il resto, il terrorismo climatico. Attenzione, questo è vero, il ciclo climatico del riscaldamento globale è una realtà, lo sappiamo, ma assolutamente vanno condannati tutti quelli che creano terrorismo e catastrofismo sul riscaldamento globale. Poi ci dà dei dati molto importanti, Max Fabbri, sull'Alto Adige, quindi andate a leggere il commento di Max perché è molto interessante, ci sono dei dati importanti. Accelero per non trattenervi troppo sul video. In Lombardia dall'ultima settimana di febbraio all'ultima di giugno che piove e c'è brutto tempo, ma quando inizia la primavera e l'estate 2024? Grazie se mi rispondete, Giorgio. Semplicemente il nord sta sfruttando, purtroppo, ahimè,
ci sono anche delle situazioni particolari, come abbiamo visto proprio sul Piemonte nelle ultime 48 ore, di estremo maltempo, però la latitudine proprio del Nord Italia, parliamo del Nord Italia in generale, quindi questo dinamismo colpisce maggiormente nelle varie saccature, quindi quando arriva l'onda depressionaria instabile e perturbata, ovviamente il Nord Italia è la parte dello stivale che soffre maggiormente. Oppure no, per chi preferisce questo tipo di tempo, assolutamente guai a dire soffrire, però che diciamo gode maggiormente degli apporti pluviometrici e nello stesso tempo anche delle temperature meno elevate rispetto ovviamente al sud Italia. Poi Maurizio Castellari, buonasera colonnello Stefano Bernacca, colonnello, io posso lucidare le scarpe ai storici colonnelli dell'Aeronautica Militare. Da agricoltore come tutta la mia categoria, ho vissuto sulla mia pelle il meteo degli anni 70, 80, 90. Quindi ti chiedo: torneranno quei tempi? Questa fase di surriscaldamento del pianeta durerà ancora molti anni? Non lo possiamo dire ancora, Maurizio. Nella storia passata era successo che a volte si esaurisse. No, la corrente del Golfo non è che si esaurisce, può casomai eventualmente avere dei rallentamenti, ma per ora non c'è niente da Today After Tomorrow, mi sembra che si chiamasse così il film. Però adesso non possiamo assolutamente dire quando finirà questo ciclo di riscaldamento globale. Qualche segnale, forse, che tra una decina, ventina d'anni possa casomai iniziare una retrogressione di questo riscaldamento globale? C'è, ma è veramente, diciamo, così, più chiacchiera da bar che non effettiva meteorologia. Poi su Divine, se non sbaglio, Sound Divine 80, grazie Stefano, siamo interessanti i tuoi aggiornamenti. Poi Anna Maria, grazie e buona domenica, siete bravi, chiari e motivati nello spiegare i fenomeni meteorologici. Complimenti, i complimenti, non ho una squadra dietro, sono solo io in solitudine. Allora spero che la ricucitura tra il Nord America e la Groenlandia, avete 70 anni che non volete la ricucitura, e poi invece per il resto agli altri ho risposto, io ho messo anche i vari like. Per far vedere che ho letto i loro commenti. Insomma, ecco, ci siamo fatti veramente una chiacchiera così, è un modo sia per ringraziarvi del traguardo raggiunto, non deve essere un traguardo definitivo, adesso lo abbiamo capito, però grazie, grazie di cuore. È un video per ringraziarvi soprattutto per questo. In pochissimi mesi, con uno o due video a settimana, abbiamo superato i 1310 iscritti. Adesso l'obiettivo veramente è quello di arrivare a 2000 a novembre, all'inizio del semestre freddo, perché ci dobbiamo divertire tanto, sempre nella massima serietà e nel massimo rispetto della materia scientifica previsionale, in questo caso che è la meteorologia. Però per chi mi conosce da anni ormai sa sugli altri social, anche sulle testate giornalistiche, come io amo fare la meteorologia, e allora dobbiamo trasportare quello che io ho sempre definito una vera e propria famiglia meteo anche qui sulla piattaforma YouTube. E lo stiamo facendo alla grandissima, con questo risultato di oltre 1310 iscritti in pochissimi mesi, con pochi video in realtà pubblicati a settimana. E uno è proprio questo. Ecco, spero di essere stato anche un pochino di aiuto nel rispondere a tutte le vostre domande. Mi raccomando, allora iscrivetevi, per chi non l'ha fatto, fate iscrivere anche gli altri, spargete la voce di Stefano Bernardi Meteo sulla piattaforma YouTube. Obiettivo 2000 a novembre, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un bel pollicione in alto alla fine del video per attivare la macchina dell'algoritmo, e commentate anche questo video, perché come vedete i vostri commenti sono veramente il mio pane quotidiano. A presto!